Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo a commentare la partita di oggi, quindi Crotone-Pisa, disputatasi alle ore 14 all'uscita di Crotone. E niente, la prima sconfitta per il Pisa è arrivata oggi a Crotone. Ecco, allora, tanto per cominciare, ragazzi, non sono scesi in campo forse con le idee lucide, perché la prima frazione del primo tempo, insomma, è stata, diciamo così, un po' annebbiata, un po', specialmente per quanto riguarda la difesa, erano un po', non lo so, confusione, non so neanche bene neanche come dirlo. Comunque sia, Maric imbecca in verticale Mulattieri, che elude l'intervento di Caracciolo e Leverbe, più Caracciolo che Leverbe, presenta solo davanti a Nicolas, tocca con i piedi, ma non c'è stato niente da fare e siamo sotto di una rete. Partita iniziata, ripeto, un po' annebbiata comunque, e questo avveniva al quinto minuto. Quindi al sesto minuto Sibilli si presenta in area e Mondoni con lo stand, rigore. Poi abbiamo aspettato VAR, non VAR, sì, no, fuorigioco, insomma tutto quanto. Quindi hanno valutato a noi, quindi buoni 3 minuti 4, e quindi De Vitis si incarica di battere il calcio di rigore, batte il calcio di rigore e purtroppo niente, gli viene parato, viene parato e nulla, peccato, perché era il primo rigore, insomma, che sbaglia tra virgolette. De Vitis ne aveva segnati altri 4, se non mi sbaglio, e non aveva, insomma, mai sbagliato, vabbè. E il Crotone quindi prende ancora più animo, no? Perché è chiaro, è così, Pisa, insomma, va un po' in sofferenza, e Crotone quindi a trovare la seconda rete del raddoppio su disimpegno errato di Mastino. La palla al limite dell'area va, arriva a Zanellato, devia con la schiena, tira, quindi devia con la schiena Caracciolo e la palla entra dentro. Non c'è stato niente da fare per Nicolas, insomma, e quindi niente. Però ecco, diciamo così che 40esimo il Pisa sembra avere, insomma, sussulto, si risveglia e comincia a macinare qualcosina, tant'è vero. Poi ci sono stati 4 minuti di recupero e alla 45esimo più 1, quindi al 46esimo il match si riapre. Mastino serve sulla sinistra Marzura, il quale pennella un perfetto cross veramente sulla testa di Touré, e Touré non sbaglia e continua battuto, quindi siamo sul 2-1. Quindi si è riaperta la partita, infatti ho detto vabbè, si è riaperta la partita, magari un pareggio riusciamo a, insomma, a strapparlo. E le squadre, le formazioni scendono negli spogliatoi, e quindi nella ripresa il Pisa riparte bene, insomma, diciamo così, parte bene. Sibilia e Marzura mettono in difficoltà la retroguardia, ma secondo me la vera svolta è quando entrano Nagy e Luca, insomma. Poi entrerà anche Cohen, poi entrerà Masucci, insomma, poi ha trovato spazio alla fine anche di Quincy. Un Pisa che a quel punto, dal 60esimo poi, non c'è stata più storia, perché Pisa ha praticamente mantenuto ai paletti il Crotone per tutto il secondo tempo. Tant'è vero che c'è stato un momento, 10 minuti buoni, se non 12, siamo rimasti, diciamo, in avanti e abbiamo pressato con calci d'angoli continui, insomma, il Crotone, anche rimesse laterali, insomma, tutto l'insieme. Quindi un Crotone che non riusciva più a uscire dalla propria metà campo. E non lo so, non c'è stato comunque niente da fare, perché poi avete visto, continui uscite, è entrato Festa e anche Festa ha parato l'imparabile calcio di, dunque poi c'è stato, sì, colpo di testa di Caraccio, insomma ci sono state tantissime occasioni per il Pisa, ma Festa ha detto no. Purtroppo il pallone è così, cioè nel senso, visto, sbagli magari un calcio di rigore, poi magari non è detto, magari si entrava, magari cambiava anche già nel primo tempo, però non si saprà mai. Il discorso è questo, purtroppo
Pisa comunque nel secondo tempo, dopo i cambi, ci ha messo l'anima e in definitiva secondo me si meritava anche un pareggio, si meritava anche un pareggio. L'unico brivido del Crotone che possiamo dire, l'unica azione nel secondo tempo è sul contropiede, sul contropiede, è ovvio, eravamo tutti spinti, ma sul contropiede Mulatti ieri si rivolge 3-1, ma solo quello, perché occasioni nel secondo tempo Crotone non, cioè non ha fatto un'azione e non ha fatto niente, praticamente niente. Troppo è così, quando dice no è no, e oggi ha detto no, e oggi è arrivata la prima sconfitta del Pisa. Io per quello che ho potuto vedere, un Pisa non si può dire niente. Nel primo tempo non fondamentalmente non mi è piaciuto più di tanto, specialmente la prima frazione. Tanti errori, e quindi poi insomma magari ti condizionano la gara o comunque la prima frazione, e va bene, pazienza. Bene, io per questa disamina la finirei qua, però io voglio dire un'ultima cosa perché mi sento fondamentalmente di dire quest'ultima cosa. Io dico questo, no? Anche Mulattieri ha giocato nell'Under 21, insomma, e anche nel Como ci sono stati giocatori che sono andati nelle nazionali all'Under 21. E io quello che voglio dire è questo: ma è possibile mai che a Pisa, ogni qualvolta che qualcuno viene, diciamo così, chiamato in nazionale, convocato, scusate, in nazionale, poi non debba giocare al primo minuto? Io queste cose non le capisco. Non le capisco. Mi dispiace, queste cose non le capisco. Non è una critica, è un punto di vista. Giusto, sbagliato, è un punto di vista. E io la vedo così. La squadra che è imperniata su certi elementi, ne vai a togliere 4 e secondo me incide. Stiamo parlando di Nogi, stiamo parlando di Lucas, stiamo parlando di Emerson e stiamo parlando di Cohen. Non perché magari, per l'amor di Dio, però 4 elementi del genere li levi tutti una botta, cioè non lo so, ma voglio dire, ma che problema c'è a farli giocare anche se sono andati in nazionale? Cioè, io non lo capisco. Posso capire se uno è infortunato, vabbè, chiaro, infortunato, oppure deve scontare giornata a 2 di squalifica, per carità, a quel punto non c'è niente da fare. Però così, cioè, non lo so, eppure gli altri giocano tutti, io non capisco. Vabbè, sono le cose che non capisco. Comunque, commentate e fatemi sapere quello che ne pensate voi. Questo è semplicemente un punto di vista. Comunque, alla fine io la chiudo qua. Un Pisa che si è comportato nel secondo tempo veramente, veramente bene, soprattutto anche dopo le sostituzioni. Mi è piaciuto, comunque mi ha convinto, nel secondo tempo un Pisa che ha convinto. Va bene, io vi ricordo, per meglio analizzare, ci sarà la trasmissione mercoledì alle 21.30 con Maurizio Ficelli, Giovanni Manenti e me. Poi non so se ci sarà Matteo, perché ultimamente c'ha 2 o 3 impegni lavorativi, quindi se si riesce a liberare bene, altrimenti sarà poi per la prossima. Va bene, vi ricordo anche un'ultima cosa, che Pisa News è diventato parte non ufficiale del canale 1909 Solo Pisa. Va bene ragazzi, io per questa disamina, per questo video, la finisco qua. Mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!